Mi vuoi leggere una favola? Qualcosa del genere. Comincia, Sam. Salmo 67. Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui oderunt eum pace. È un esercizio? Fate sul serio? No, puoi starne certo, capiscono, siamo disposti a tutto, quindi ti consiglio di collaborare. Sic pereant peccatores a face Dei. Io ti ucciderò. Ti assicuro che ti staccherò le ossa dal corpo. No, sei tu che brucerai all'inferno. Se non ci direi dove è nostro padre. E ti garantisco che non scherzo. Exorcizamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio, et secta diabolica. Oh! Mi implorato di avere salva la vita con le lacrime negli occhi. Mi ha supplicato di vedere i suoi figli un'ultima volta, ma io gli ho tagliato la gola senza pietà. Ergo, è tutto falso. Io spero per il tuo bene, perché se è vero non stai mentendo. Ti assicuro che verrò all'inferno e vi ucciderò, umiliando brutti demoni figli di puttana, te lo giuro. Termine perditionis, venenum propinare. Vade, Satana. Inventor et magister omnis fallare. Hostis humane salutis. Umiliare suppotenti manu Dei, contremisce et effuge. Invocato a nobis sancto e terribili nomine Iesu, quem inferi tremum. Dov'è? Te l'ho già detto, è morto, l'ho ucciso io. Dov'è? È morto! Non è vero! Stai mentendo, non può essere morto! Non fermarti, legge. Cui virtutes celorum, et potestades et dominaciones subiecte sunt, quem cherubim et seraphim in defessis vocibus laudant, te rogamus audinos. Sanctus, sanctus, sanctus. Deus Sabaoth. Aspetta, cosa? Non è morto, ma lo sarà presto dopo quello che gli avremo fatto. Come facciamo a sapere che dici la verità? Devi fidarti. Sam! È in un palazzo, si trova lì. In un palazzo a Jefferson City. E Missouri? Dove? Dammi l'indirizzo. Non lo so. Il demone che stiamo cercando dov'è? Non lo so, lo giuro. Questo è tutto. È tutto quello che so. Finisci di leggere. No, ho detto la verità. Non mi importa. Sei un figlio di puttana, avevi promesso. Ho mentito. Sam. Sam. Leggi. Forse possiamo usarla ancora per scoprire dov'è il demone. Lei non lo sa. Sta mentendo. Dobbiamo salvare la ragazza innocente posseduta dal demonio. È troppo tardi. Cosa? Mi avevate detto che era caduta da una finestra. Quindi il suo corpo ha tutte le ossa spezzate. Ciò che la tiene in vita è il demone dentro di lei. Se le esorcizzate, quella ragazza di sicuro morirà. Tu cosa consigli? Di abbandonarla a quel demone? È un essere umano, Dio. Ma almeno finiranno le sue sofferenze. Sam, continua. Finisci di leggere. D'accordo, vado avanti. Sancta Ecclesia, te rogamus audinos. Dominus Deus, tu creator omnium, ab insidia diabolis libera nos humiliter. Te supplicamus, benedictus Deus, gloriam invocamus.